È il giorno dello sciopero generale senza CISL. In 54 piazze italiane sfilano i cortei di CGIL, UIL e UGL contro il Jobs Act e la politica economica del governo. L'emergenza del paese è il lavoro, senza il quale non c'è futuro. Il governo ci pensi e ci ascolti, ribadisce Susanna Camusso a Torino. I sindacati parlano di una adesione del 70%. Sullo sciopero interviene il capo dello Stato e segno senza dubbio di una notevole tensione tra sindacati e governo, dice Napolitano, che da Torino invita ad un confronto pacato. Se rinviamo le riforme ci condanniamo al declino, avverte Renzi da Istanbul. Il premier tiene il punto, ma deve fare i conti con i dissidenti interni al PD, diviso anche sulla partecipazione allo sciopero. Ascolti la piazza e la richiesta di Fassina. Il presidente della Commissione europea Juncker torna sulle polemiche con Roma. Avete evitato che scattasse subito una procedura di infrazione per il debito, dice Juncker in un'intervista, e spiega che la Commissione ha agito in modo politico e non burocratico. Se c'è qualcuno in Europa che non può lamentarsi è l'Italia, insieme alla Francia, ha concluso. E l'Istat diffonde le cifre dell'inflazione in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, più 0,2% su base annua. L'uccisione del piccolo Loris, gli investigatori hanno trovato il telefonino segreto della madre, era intestato ad un'amica, ma sarebbe stato usato dalla donna che continua a dirsi innocente. La procura si attende novità dall'analisi del tabulato delle chiamate. Entro stasera il tribunale di Ragusa si pronuncerà sulla convalida del fermo. E buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa edizione del telegiornale della 7 che vede in primissimo piano la giornata di sciopero generale proclamata da due sindacati, dalla CGIL e dalla UIL, esclusa la CISL. In 54 piazze d'Italia si protesta contro le politiche economiche del governo. Ha aderito a questo sciopero anche il sindacato UGL. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, l'adesione è stata al momento molto alta, si parla del 70%. Così non va, 54 piazze, uno slogan solo, il 12 dicembre è arrivato insieme allo sciopero generale. Senza la CISL, che è rimasta a casa, CGIL, FIOM e UIL si prendono le piazze principali. A Torino con Susanna Camusso, Maurizio Landini a Genova e Carmelo Barbagallo a Roma. In centinaia di migliaia manifestano in tutta Italia, da Milano a Bologna, Padova, Parma e Firenze, Napoli, Bari e Palermo. A parte qualche tafferuglio a Milano, è una giornata che riesce a tenere insieme pacificamente tutta la protesta contro il governo e la sua politica del lavoro. Così non va, appunto, il Jobs Act di Renzi, innanzitutto, che ripetono i sindacati è fatto su misura per le imprese, non per i lavoratori. Licenziare è più facile, insomma, non combatte certo la disoccupazione. L'impianto della legge permette questi trucchetti, perché se un lavoratore, un giovane nel 2015 viene assunto, intanto viene assunto di serie C, perché va in un'azienda dove c'è ancora l'articolo 18 e lui non ce l'avrà, avrà il cosiddetto contratto a tutele crescenti per gli imprenditori, sarà assunto con una mansione e può essere demansionato per legge, può essere controllato dalla videosorveglianza per legge e poi può essere licenziato alla fine dei 3 anni avendo l'azienda guadagnato sulla decontribuzione e sull'IRAP, perché a differenza dei 17.000 euro che avrebbe di decontribuzione l'azienda, basterebbe che paghi 6.000-7.000 euro per risolvere il problema e riprendere ad assumere altri lavoratori. Il mondo del lavoro c'è tutto, industria, edilizia, terziario, scuola, pubblico impiego e poi il precariato e anche chi il lavoro lo cerca ancora, perché è dal lavoro che il paese deve ripartire se vuole uscire dalla crisi. In un paese normale si ascoltano i lavoratori, si guarda, si considera lo sciopero una questione molto importante perché richiede un grande sacrificio ai lavoratori e gli si prova a dare risposte. Sta al governo decidere se vuole essere un paese normale o se pensa che deve continuare uno scontro. Renzi! Renzi! Vaffanculo!
grazie al Jobs Act e legge, adesso però arriveranno i decreti attuativi. La sostanza vera della riforma è la prossima battaglia e la giornata di oggi serve a questo. Fatte le dovute distinzioni, da settore a settore l'adesione totale su scala nazionale è del 70%, dicono i primi dati. Un segnale forte e importante, commentano CGIL e UIL. Tocca al destinatario adesso decidere cosa fare. Renzi è una persona intelligente e credo che capirà che oggi lui il consenso della maggioranza di questo paese non ce l'ha, e se vuole davvero cambiare il paese e combattere la corruzione e l'evasione fiscale ha bisogno di queste piazze, perché noi vogliamo cambiare le pensioni, vogliamo cancellare la precarietà, vogliamo aumentare i salari, vogliamo combattere l'evasione fiscale e la corruzione, vogliamo un nuovo modello di sviluppo, quindi noi vogliamo cambiarlo più di Renzi il paese. E sono tante in questo momento le reazioni del mondo della politica, a partire da quella del presidente Napolitano, che prima di lasciare Torino ha detto che lo sciopero è segno di tensione tra sindacati e governo e ha invitato tutti a un rispetto reciproco. Il premier Renzi invece è intervenuto da Istanbul, dalla Turchia, in modo deciso, ha spinto ad andare avanti sulla strada delle riforme, altrimenti, dice Renzi, se non continuiamo con questo percorso delle riforme, l'Italia è inesorabilmente destinata al declino. Lo sciopero generale proclamato per oggi è segno senza dubbio di una notevole tensione tra sindacati e governo. Lo dice Napolitano da Torino, mentre in 54 piazze d'Italia si manifesta contro la politica economica del governo e il Jobs Act. Si trovi la via di una discussione pacata, esorta ancora il capo dello Stato. È bene che ci sia rispetto reciproco tra le prerogative del governo e i sindacati e che non si vada ad un'esasperazione come quella di cui oggi abbiamo il segno. Non fa bene al Paese. Parole significative che caratterizzano questa giornata in cui il capo dello Stato ribadisce quello che aveva già detto l'altro ieri. Le riforme necessarie al Paese devono tagliare il traguardo il prima possibile. Mi auguro che si discutano le decisioni già prese, come quella della riforma del mercato del lavoro, sia quelle da prendere soprattutto per il rilancio dell'economia e dell'occupazione. Sulla stessa lunghezza d'onda il premier Renzi, che dalla Turchia, dove si trova per incontrare gli imprenditori locali, rilancia. Se cambiamo le cose davvero, allora i nostri figli potranno essere orgogliosi di noi. Se continuiamo a rimandare e a rinviare, ci condanneremo a un declino lento. Non possiamo pensare che mettendo la polvere sotto il tappeto le cose cambiano, aggiunge Renzi. Il futuro non appartiene a chi ha paura, ma a chi ha il coraggio di cambiare le cose. Parole che sembrano rivolte soprattutto alla minoranza PD, che oggi sfila in piazza a fianco ai sindacati e che l'altro ieri aveva mandato il governo sotto in Commissione Affari Costituzionali della Camera a fianco ai frondisti di Forza Italia. Un botte risposta a distanza che dopo lo scontro ieri tra Del Rio e D'Alema oggi si alimenta di nuove polemiche. Renzi ascolti la piazza, taglia corto Stefano Fassina. La politica economica del governo va corretta, è iniqua e non funziona ai fini della ripresa. Mentre Gianni Cuperlo ad alzare il tiro, se Renzi vuole l'ubbidienza e mi chiede di lasciare il mio posto di deputato, un minuto dopo mi dimetto e gli restituisco quello che ritiene di sua proprietà, ma in quel caso dovrebbe cambiare nome al PD. Una contrapposizione evidente alla vigilia dell'assemblea del PD di domenica, in cui si preannuncia un redde rationem con il segretario premier, con il vice segretario Guerini che già mette in guardia: voti di coscienza in dissenso dalla linea votata a maggioranza dal partito non sono ammessi, e con l'altro vice Deborah Seracchiani che schernisce la minoranza Dem. La premiata ditta Bindi D'Alema è all'opera, ma non riusciranno a frenare il PD e le riforme. Ecco, ci sono stati dei momenti di tensione, scontri a Torino e a Milano tra i manifestanti e le forze dell'ordine. A Milano, sotto il Pirellone, polizie e carabinieri in tenuta antisommossa hanno lanciato lacrimogeni per allontanare dalla sede del Consiglio regionale alcuni studenti antagonisti vestiti da Babbo Natale, che volevano entrare nell'edificio per consegnare simbolicamente al governatore Maroni dei pacchi regalo. Una provocazione dell'Unione degli Studenti di Milano dopo il taglio annunciato dalla Regione sul diritto allo studio universitario. E altro fronte urgente del governo in questo momento sono le misure anticorruzione dopo la deflagrazione dell'inchiesta Mafia Capitale. Oggi il Consiglio dei Ministri varerà nuove misure per l'innalzamento delle pene, come annunciato dal Premier nei giorni scorsi.
Un poker di misure, la risposta del governo all'inchiesta Mafia Capitale, al rischio di una nuova ondata di antipolitica che può investire anche Palazzo Chigi. Al Consiglio dei Ministri di questa sera, il Premier Matteo Renzi e il Guardasigilli Andrea Orlando proporranno un pacchetto, in parte già anticipato con la riforma della giustizia avviata la scorsa estate. Il minimo della pena per la corruzione passerà da 4 a 6 anni, così chi patteggerà non riuscirà ad evitare del tutto il carcere. Ci saranno la confisca dei beni dei corrotti condannati con sentenza definitiva, come avviene per i mafiosi, e la restituzione del maltolto, senza sconti, per scongiurare il paradosso dei corrotti condannati ma che conservano gran parte del frutto della loro attività criminale. Il governo rivedrà anche il regime della prescrizione per la corruzione e i reati collegati, per far sì che i processi non rischino di finire nel nulla. Su quest'ultima misura si cerca una mediazione nella maggioranza. Se infatti sull'inasprimento delle pene e sul colpire i beni dei corrotti sono tutti d'accordo, sulla prescrizione, che fu abbreviata con le leggi approvate dal centrodestra e volute da Silvio Berlusconi, l'NCD frena. Occhio sui temi della prescrizione, avverte il ministro dell'Interno Angelino Alfano, perché se ci sono dei giudici lumaca non possono scaricare sul cittadino indagato la loro lentezza. Bisogna sempre bilanciare questi due argomenti, ma troveremo un accordo, ci stiamo lavorando. Ci sarà un'intesa, ma la prescrizione sarà rivista per tutti i reati, assicura Orlando, pronto a portare in Consiglio dei Ministri il disegno di legge che rivede in generale pene e tempi per celebrare i processi. Sul pacchetto anticorruzione del governo va l'attacco all'Associazione Nazionale Magistrati. Basta con la retorica delle parole, bisogna passare ai fatti, dicono le toghe. Servono interventi seri, adeguati alla gravità della situazione, non come quelli che si appresta a varare il Consiglio dei Ministri. La riforma della prescrizione a cui pensa il governo, concludono i magistrati, è assolutamente insufficiente. Va cambiato radicalmente il sistema. Bisogna prevedere anche per la corruzione le regole per le intercettazioni che valgono per i reati di mafia e occorrono risorse per le indagini e la reintroduzione del falso in bilancio. Dunque risorse per le indagini, la reintroduzione del falso di bilancio, queste alcune delle misure che potrebbero essere prese in considerazione in queste ore, ore nelle quali continua a cascata ad arrivare una serie di aggiornamenti continui dell'inchiesta Mafia Capitale e continua anche la pressione del Movimento 5 Stelle per lo scioglimento del Comune e nuove elezioni. Oggi i grillini hanno incontrato il prefetto di Roma Pecoraro e intanto nell'inchiesta Mafia Capitale spunta che cosa? Un SMS in cui Carminati e Buzzi brindano al nuovo anno, si trattava del 2013, augurandosi che le emergenze sociali continuino e continuino in questo modo con la loro sussistenza, con il loro proseguire ad alimentare anche le loro entrate ed i loro traffici. Un grande 2013 augurava agli amici il potente uomo delle COP, Salvatore Buzzi. In un SMS spera in un anno pieno di monnezza, profughi, immigrati, sfollati, minori e piovoso, cosicché cresca l'erba da tagliare e magari anche una bufera di neve. E viva la cooperazione sociale, così chiudeva il messaggio. Raccolta dei rifiuti, verde pubblico, campi nomadi, assistenza a migranti erano la grande torta da spartire per il gruppo Buzzi Carminati. Lo dice lo stesso fondatore della 29 giugno, 40 milioni di fatturato li abbiamo fatti sugli zingari, l'emergenza alloggiativa e gli immigrati, il resto rende zero. Aveva già detto in un'ormai nota intercettazione che quello è il vero affare, l'assistenza che rende meglio del traffico di droga. E proprio per controllare il business dei migranti nasce, secondo gli inquirenti, l'accordo con le 'ndrine calabresi, come dimostrerebbero gli ultimi due arresti per associazione mafiosa. Rocco Rotolo e Salvatore Ruggiero rappresenterebbero il legame tra le cosche e le cooperative di Salvatore Buzzi, che in Calabria si occupavano di assistenza ai migranti. In cambio l'andrangheta sarebbe entrata nell'appalto per la pulizia del mercato romano dell'Esquilino. Eccoli tre, Rotolo, Ruggiero e Buzzi, insieme lo scorso 12 settembre. Non c'è solo Roma, dunque, in Mafia Capitale. Seguiranno altre grandi operazioni, ha dichiarato il capo della Procura di Roma, Pignatone, alla Commissione Antimafia, facendo intendere che l'indagine è solo la punta dell'iceberg. Una rete di gruppi controlla Roma, anche
anche detto il procuratore capo, ribadendo la natura mafiosa dell'organizzazione, capace di ricorrere alla violenza per raggiungere i suoi fini illeciti. Siamo certi che avessero in dotazione armi, le stiamo cercando, ha aggiunto Pignatone. Alcuni nascondigli come questi nella casa di Riccardo Burgia, braccio destro di Carminati, sono stati trovati vuoti, ma di armi intercettato parla lo stesso ex terrorista nero. Violenze tangenti per arrivare agli appalti. Altre due cooperative sono finite sotto sequestro. Sospesa una gara da 25 milioni della Regione Lazio. Salvatore Buzzi sembra arrivasse ovunque, presentato da Gianni Letta al prefetto Pecoraro, come ha dichiarato lui stesso ieri all'Antimafia. Ancora incredulo, ha detto che Luca Odeven, sempre vicino alle istituzioni, fosse tra gli arrestati. Sapremo entro un paio di mesi se il Comune di Roma sarà commissariato, ha dichiarato Pecoraro, mentre il sindaco Marino aspetta l'ok del Consiglio Superiore della Magistratura alla nomina di Alfonso Sabella, già nel pool antimafia di Giancarlo Caselli, alla guida di una speciale commissione Trasparenza Appalti. Uno sguardo adesso agli ultimi dati relativi a prezzi e consumi. L'inflazione stenta a risalire. A novembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi scende dello 0,2% rispetto al mese precedente. Cresce ma solo dello 0,2% rispetto al novembre 2013. L'Istat conferma così la stima preliminare, sottolineando che la lieve accelerazione dell'inflazione tendenziale rispetto a ottobre deriva soprattutto dalla ripresa, su base annua, dei prezzi degli alimentari non lavorati come pesce fresco, frutta e verdura, compensata però dalla riduzione dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati come benzina verde, GPL e bombole del gas. In altre parole, quindi, l'inflazione acquisita per il 2014 scende dello 0,2% dallo 0,3% di ottobre. Anzi, volendo definire il fenomeno col suo vero nome, in Italia persiste la stagnazione. Imposte, tasse e balzelli caricati sui cittadini dell'amministrazione centrale dello Stato e da quelle degli enti locali, oltre al lavoro che non c'è, riducono al minimo la capacità di spesa di famiglie ed imprese. Di buono c'è che nel terzo trimestre è aumentato il numero degli occupati, più 0,2% nell'Eurozona, più 0,4% nel nostro Paese. Anche se l'unico vero dato positivo di queste ultime settimane, almeno per le tasche degli italiani, sembra essere la riduzione ai livelli minimi dei prezzi del petrolio. Oggi, per la prima volta dal luglio 2009, le quotazioni del greggio a New York affondano sotto i $60 al barile. In una settimana l'ormai ex oro nero americano ha perso il 9%, da giugno il 45%. Dietro il crollo del prezzo c'è la strategia di alcuni paesi, Arabia Saudita in testa, di mantenere stabile l'offerta di greggio sul mercato, vista anche la minore domanda per le condizioni climatiche via via più miti su tutto il pianeta. Obiettivo? Stracciare la concorrenza degli Stati Uniti, che, grazie alle tecniche di estrazione più aggressive e di fratturazione idraulica, il cosiddetto fracking, finora hanno dettato legge in termini di costi e prezzi di vendita. L'Italia dunque ringrazia la concorrenza, che una volta tanto dovrebbe portare qualche vantaggio anche ai suoi abitanti. A quanto pare, l'erario dovrebbe trasferire il minore costo del petrolio sul prezzo dei carburanti, ridurne cioè la quota dovuta al fisco. Un piano dell'auto quindi arriverà a costare di meno. Stesso risultato potrebbe essere raggiunto anche per le bollette della luce. Il condizionale, qui, visti i conteggi dell'esecutivo ancora in corso, non è solo scaramantico. Avendo criticato l'Italia per il suo cammino delle riforme, Juncker, Presidente della Commissione europea, riceve molte critiche anche da parte del nostro governo e da queste si difende. Altro che freddo burocrate, sono stato il vostro salvatore. Jean-Claude Juncker in un'intervista al quotidiano Avvenire ribatte le accuse lanciate contro di lui anche dal governo italiano. Avete evitato che scattasse subito una procedura per il debito, visto che di ridurlo, almeno per adesso, nella vostra legge di stabilità non si parla, dice il capo della Commissione europea. E questo proprio perché non abbiamo usato criteri burocratici, ma abbiamo fatto invece una valutazione politica e mostrato comprensione per il momento di difficoltà che attraversate. Se c'è qualcuno in Europa che davvero non può lamentarsi è l'Italia insieme alla Francia. Juncker non ci sta proprio a passare come il nemico numero uno di Roma, di una terra e di un popolo che invece dice di ammirare. Ho parlato amichevolmente con Renzi, aggiunge nell'intervista, gli ho chiesto mandami una lettera in cui presenti le riforme che intendete fare e sulla base di quel programma abbiamo deciso di concedervi più tempo, proprio perché siamo una commissione politica e non una macchina che agisce alla cieca. Ma se poi i risultati non arrivano, come ho detto nei giorni scorsi, allora deve essere applicato il patto di stabilità.
Chissà se sarà la fine delle polemiche Roma-Bruxelles-Berlino che hanno punteggiato questa settimana difficile sui mercati, che sarà ricordata per il ritorno dell'incubo Grecia. Una settimana che per l'Italia era partita benissimo, con lo spread sotto i 120 punti, non lo si vedeva così dal maggio 2010, e che finisce invece con la forbice tra BTP italiani e i Bund tedeschi che si è di nuovo allargata fino all'area dei 140 punti. E con la borsa di Milano bastonata, come tutte le altre piazze europee, dai timori per la situazione ad Atene. Oggi a Piazza Affari va bene invece Finmeccanica, dopo l'annuncio che il Pentagono ha scelto l'Italia e la base aerea di Cameri, Novara, come unico polo di manutenzione degli F-35 in Europa. Vuol dire lavoro, tecnologia, ricadute positive sull'indotto, commenta il ministro della Difesa Roberta Pinotti. E da oltre Atlantico, notizia delle ultime ore, arriva il voto della Camera che approva il compromesso da 1.100 miliardi per finanziare il governo americano fino al prossimo settembre. 219 a favore e 206 contrari, i numeri. Numeri da compromesso che non piace ai democratici, il partito del presidente, perché in cambio ci sono state concessioni ai repubblicani sulla riforma di Wall Street, una delle pietre miliari dell'amministrazione Obama. Ma lo shutdown, il blocco del governo per mancanza di fondi, è stato evitato. Anche l'Europa tira un sospiro di sollievo. Giorgio Napolitano, vi leggo quest'ultima ora, è corresponsabile di tutto quello che è avvenuto in questo paese e della cessione di sovranità all'Europa. Quindi Napolitano dovrebbe avere il buon gusto di tacere. Chi parla così è Matteo Salvini, commentando le parole del Presidente della Repubblica sui rapporti tra Italia e Germania. Chi gli ha chiesto se sul Quirinale la pensa come Grillo, il segretario federale della Lega Nord ha replicato: o è Grillo che la pensa come me, se poi non cambia idea, come spesso gli capita. E veniamo adesso all'omicidio del piccolo Loris Stival nel Ragusano. Oggi il giudice per le indagini preliminari dovrebbe decidere se confermare l'arresto della madre, principale sospettata della morte del piccolo. E spunta un secondo cellulare che era in uso alla donna e che potrebbe fare luce, secondo gli inquirenti, su altri aspetti del delitto. È stato sequestrato il cellulare segreto di Veronica Panarello, un apparecchio con un numero intestato ad un'amica che la donna avrebbe utilizzato per alcuni giorni prima di restituirlo. Gli inquirenti, che ne sarebbero venuti a conoscenza grazie alla stessa madre di Loris, lo stanno analizzando. Dirimente sarebbe capire quando è stato riconsegnato da Veronica Panarello alla persona da cui lo aveva ricevuto, se prima o dopo l'omicidio. In ogni caso però questa utenza, che gli investigatori cercavano da giorni, potrebbe aiutare a far luce su alcuni aspetti poco chiari della vita della madre di Loris. Ancora in stato di fermo e accusata di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Gli investigatori stanno lavorando in queste ore anche su altri accertamenti, esami ripetibili su uno smartphone usato da Loris, utilizzato per ogni tanto anche dalla madre sul telefono di Veronica. Questa sera, entro le 21, il GIP e il giudice per le indagini preliminari, Claudio Maggioni, deciderà in merito alla richiesta di convalida del fermo emesso dalla procura di Ragusa. Ieri un lungo interrogatorio di 4 ore nella sezione femminile del carcere di Piazza Lanza a Catania, in cui Veronica Panarello ha continuato a ripetere di essere innocente, di aver lasciato il figlio davanti alla scuola come faceva ogni mattina, nonostante i video che non la ritrarrebbero quel giorno lungo il suo solito percorso da casa all'istituto che il bimbo frequentava. Proprio le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state mostrate ieri alla donna, senza che la sua versione cambiasse di una sola virgola. Non conoscevo il vecchio mulino, non ho ucciso mio figlio, dovete credermi e trovare il vero assassino. Una versione che per i magistrati della procura di Ragusa fa acqua da tutte le parti. Stasera scopriremo se le teorie degli investigatori sono state condivise anche dal GIP, che potrebbe lasciare la donna in carcere non convalidando il fermo, come successe per Bossetti nel caso della morte di Yara Gambirasio, oppure rimandare la donna a casa. Un'altra drammatica vicenda in Liguria. Una madre ha confessato di aver ucciso il suo bambino di appena 9 mesi. Dopo ore di interrogatorio, una confessione scioccante. Ha raccontato di averlo affogato nelle acque al largo di Sanremo perché temeva che fosse gravemente malato. La donna, una quarantenne di nazionalità russa, è stata fermata con l'accusa di omicidio aggravato da crudeltà. E adesso la Formula 1, ora ufficiale, dal prossimo anno Fernando Alonso correrà sulle McLaren e la Ferrari resterà in Italia.
L'annuncio che tutti aspettavano finalmente è arrivato. Fernando Alonso è un pilota McLaren. Dal prossimo anno correrà insieme a Jenson Button per la scuderia inglese. Lo spagnolo guadagnerà la cifra record di 40 milioni di euro come ingaggio, il doppio della cifra che prendeva la Ferrari. Si tratta di un ritorno dopo il burrascoso divorzio nel 2007 a causa dei litigi con l'allora compagno di squadra Lewis Hamilton, pupillo del boss Ron Dennis. Alonso se ne andò sbattendo la porta per approdare alla Ferrari. 5 anni a Maranello con alti e bassi senza mai vincere un titolo mondiale, ma vissuti nel clima familiare che si respira solo in casa degli uomini in rosso. Penso che è stato un tempo fantastico, capisco che la gente possa pensare che non è stato top perché non hai vinto un campionato e l'ambiente era fantastico, una squadra molto molto speciale, ma penso per il proietto futuro non mi dava molte garanzie in quanto a competitività. Ora Alonso sogna di diventare il nuovo Ayrton Senna, l'uomo che fece leggendaria la McLaren quando era motorizzata Honda, proprio come adesso. Alonso non ha mai nascosto la sua ammirazione per il pilota brasiliano, il suo idolo sin da quando correva in kart. Alonso è apparso in grande forma, mi unisco a questo progetto con entusiasmo e determinazione, ha detto, sapendo che può servire un po' di tempo per conseguire i risultati a cui puntiamo. Ma questo non è un problema per me. Alonso ha dichiarato di essere stato contattato dalla McLaren Honda più di un anno fa, ma non ha spiegato quando ha deciso di lasciare la Ferrari. Al suo posto a Maranello è arrivato il 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel, con i suoi modi ha già conquistato tutto l'ambiente. Correrà in coppia con il suo amico Raikkonen, un pilota che con Alonso aveva legato poco. Ma le vicende sportive e il futuro della scuderia sono strettamente legate a quanto avverrà ai possibili scenari dell'azienda. Ieri Fiat Chrysler Automobile si è affrettata a smentire le voci di stampa circolate su un possibile trasferimento della sede fiscale fuori dall'Italia. Non c'è alcun piano o intenzione, ha spiegato la FCA, di trasferire all'estero la residenza fiscale Ferrari, né alcun progetto di delocalizzare le sue attività italiane, che continueranno a essere soggette al regime fiscale italiano. Insomma, la rossa resterà nel nostro paese, fino a quando non lo sappiamo. Un aggiornamento dell'ultima ora. Il sindaco di Roma, Ignazio Marina, in qualità di legale pro tempore di Roma Capitale, ha firmato oggi l'atto con cui formalizza la Procura della Repubblica di Roma la costituzione dell'amministrazione quale parte offesa nel procedimento che verrà instaurato a carico di Massimo Carminati ed altri. È il momento adesso di fare una breve pausa per la pubblicità. Tra poco restate con noi. Ben ritrovati in diretta. Allora, tra breve sta per iniziare il TG Cronache con le nostre dirette da Torino, la manifestazione, e da Ragusa, il caso ancora del piccolo Loris. Grazie e buon proseguimento di ascolto.